Mi chiamo Stefania Freni, sono consulente comunicazione e blogger. Sono nata, cresciuta e vivo tuttora a Modena, quindi sono modenese doc e ho studiato a Modena, ho fatto lingue e culture europee e poi appunto mi sono specializzata nell'ambito della comunicazione, che ormai è parte della mia vita, è un modo di essere, un lavoro e una passione. My Modena Diary è un blog che parla della città di Modena. Si prefigge di raccontare quello che io vivo ogni giorno e quello che posso condividere con gli altri, quindi storie di altre persone, luoghi, locali, punti di aggregazione e tutte le cose che mi possono capitare nella vita. Quello che mi piace è condividere le belle cose che vedo. Io credo proprio di sì, Modena è una buona città per fare impresa, una buona città per avere delle iniziative. Secondo me è una cosa che si può anche riscontrare dall'entusiasmo che i modenesi hanno quando si parla della propria città. Da quando ho lanciato il blog ho avuto dei riscontri molto positivi che onestamente non mi aspettavo. Le comunità modenesi che sono online sono state tutte molto carine e hanno condiviso la mia iniziativa e ho trovato da parte delle persone molto entusiasmo. Io onestamente non me lo aspettavo. Credo che Modena negli ultimi anni sia cambiata moltissimo, sia diventata una città molto molto attiva dove si possono fare tante cose, si può vivere la città, oltre ai classici tour tradizionali, alle classiche cose da visitare, basta andare a fare un giro in centro, basta fare una passeggiata e ci si rende subito conto di quanti locali hanno aperto, quante attività interessanti si possono frequentare e che tipo di negozi ci sono. Io credo che Modena stia veramente cambiando molto e secondo me c'è bisogno di raccontarlo. Su My Modena Diary parlo di lifestyle, parlo di stile di vita, parlo di locali, parlo di attività ed esperienze che si possono fare, però parlo anche di attività culturali e quando Modena ne offre, siccome ne offre tantissime, mi piace essere presente, mi piace andarle a visitare per poter raccontare il mio punto di vista e documentare la mia esperienza. Uno degli angoli di Modena che ultimamente mi piace di più è probabilmente la manifattura tabacchi. È un posto veramente incantevole, è appena stato ristrutturato completamente e credo che dietro c'è una storia veramente interessante e affascinante. Tantissime persone a Modena hanno lavorato in manifattura tabacchi e secondo me quando è stata restituita alla città come luogo da visitare è stato fatto un regalo davvero a tutti, quindi spessissimo mi reco a fare un sacco di foto a questo posto incantevole perché è legato comunque a una tradizione operaia, urbana, qualcosa di veramente legato alla città che è stato restituito a tutti noi. In realtà non ho mai pensato se cerco dei collaboratori per il mio blog. Il blog nasce come progetto personale ed è incentrato, diciamo, sul mio punto di vista e sul mio modo di essere. Penso che le collaborazioni però possono nascere spontanee, come in realtà ne è già nata una. Io ho incontrato una ragazza modenese, una blogger che si occupa prevalentemente di food, che si chiama Francesca Gonzales, è una blogger digitale molto, molto famosa in rete, che si è entusiasmata del mio progetto e ha voluto saltare su perché vuole raccontare Modena come voglio raccontare io. Quindi io penso che se le collaborazioni nascono, nascono spontanee e si possono creare, secondo me, tante opportunità.